Ultimi spunti di rilievo di un'importante prima parte di stagione per gli atleti ed atlete della Virtus Cassa di Risparmio di Lucca, molti dei quali reduci dal trionfale percorso in quel di Bressanone ed altri da un'intensa prima parte di stagione. Al campo scuola Renato Martelli di Livorno è andata in scena in seminotturna alla tappa del Grand Prix nazionale Monte dei Paschi di Siena e buone prestazioni, pur condizionate da forte vento contrario, sono giunte dai 100 metri, con il terzo posto di Marco Rizzo, seguito dal compagno di squadra Vezio Bianchi. Nella stessa gara buona prestazione per Alessandro Orsi e Christian Calugamage. Non solo velocità al maschile, ma anche salto triplo, dove Leonardo Monacci, dopo un buon primo salto che gli è valso l'argento, ha preferito ritirarsi per il riacutizzarsi del problema alla gamba. Un po' spento nel lancio del martello, Alexander Ciumania, che non riesce a ripetere l'exploit dei toscani assoluti e si ferma al quinto posto, mentre ottimi progressi cronometrici per la staffetta 4x400 under 23, che chiude al secondo posto con un progresso di 50 punti importanti per provare a centrare con la squadra under 23 l'accesso alla finale nazionale di Serie A Oro. Alla femminile da segnalare l'ottima prestazione di Natasha Santerini sui metri 100. Degna di nota infine la convocazione in vista dell'incontro per rappresentative regionali a Velletri per Dodon Marcel, convocato sui metri 100 ostacoli, e per Matteo Bianchini nella staffetta 4x100.